Consigliere Crivello, insomma, questo aperitivo con lo Stalker ormai ne abbiamo parlato abbondantemente, sembra adesso che ci sia stato un dietrofront, le basta come, insomma, come azione? Beh, è fondamentale che sia stata revocata al di là del patrocinio, dice il patrocinio non è stato dato. L'importante è che non si faccia quella iniziativa che è un'offesa alla dignità delle donne del paese, perché l'altro utilizzando pareva anche delle risorse, ma in particolare i locali pubblici del municipio. Sicuramente non siamo stati né io né lei a dare il permesso di poter pubblicare sul sito del municipio, quindi forse il comune non lo sapeva, strano perché diciamo sul Gay Pride di Prapalmaro invece del municipio ponente, perbacco si è intervenuto tempestivamente con una lettera del direttore, non lo prendiamo atto che non ne sapesse nulla, non poteva non saperlo il municipio del Levante, il suo presidente, e ha compiuto un atto grave, e non è la prima volta peraltro, di sottovalutazione di un aspetto assolutamente grave, perché quella era un'iniziativa offensiva nei confronti delle donne della città tutta. È il primo consiglio comunale con i tre nuovi assessori. Un suo giudizio su queste persone, al di là ovviamente magari della poca conoscenza, le chiedevo se secondo lei potrebbero essere persone giuste nel momento giusto. Guardi, io ho dato un'occhiata anche alla redistribuzione delle deleghe, mi pare che carichino eccessivamente, in maniera pesante, non so come farà, l'assessore Picciocchi, l'assessore Campora, in parte anche lo stesso sindaco. Io sono convinto, se lei va a vedere, quelle deleghe che sono state in qualche modo distribuite ai nuovi entrati, che la giunta si sia ulteriormente indebolita. E mi pare che questo sia. Rispetto a chi? Questo sindaco che sosteneva che lui è fuori dai giochi della politica, le poltrone, la distribuzione delle cariche, eccetera, e credo che ci sia pienamente dentro, perché questa sia stata una redistribuzione di queste cariche che non fanno bene alla città.